amici, finalmente mi sto preparando per questa apertura 2020, una mia apertura personale. Purtroppo non sono potuto andare, come succede negli ultimi anni, a farla il giorno canonico dell'apertura, l'ultima domenica di febbraio, perché negli ultimi anni fanno sempre la fiera in quel weekend lì. Benedetti loro. Comunque, bando alle ciance, io di solito recuperavo il lunedì mattina, ma questa lunedì mattina, diciamo così, di allarmismo generale, non sono potuto andare a fare apertura. Infatti ripiegherò questa domenica. Mi sto preparando le attrezzature che porterò con me, ovviamente il mio immancabile zaino della Quecia che mi accompagna ormai da tantissimi anni. Forse è giunto quasi il momento di cambiarlo, ma ho anche un po' di affetto per questo zaino che mi ha accompagnato in gite scolastiche, avventure in montagna, pescate un po' in giro per il mondo, e anche se oramai comincia un po' a cedere, le cerniere cominciano un po' a cedere, magari più avanti farò un cambio. Oltre a questo, pescata molto leggera, infatti come potete vedere mi porterò pochissime attrezzature, oltre ovviamente alla canna e il mulinello di cui abbiamo già parlato, quindi la Shimano Trout Native che avete visto lunedì nel video e il mulinello, il Twin Power FD che ho ancora in prova fortunatamente, mi porterò anche scatolette di moschettoni, una scatoletta di spoon e di piccole esche Flumen e Vanfuck per lo spin fly. Infatti probabilmente da quello che vedo nel fiume dove andrò, comunque nei fiumi che ci sono in giro quest'anno, c'è pochissima acqua, quindi magari mi porto anche questa esca da spin fly perché potrebbe essere molto comodo per sondare magari piccole correntine o piccole buchette con poca acqua senza troppi problemi. Poi mi porterò una scatola con un po' di fish, qualche gommetta di Four Street, poca roba in realtà perché non voglio pescare principalmente a gomma, BTK Swimmer e qua, dall'altra parte abbiamo ancora fish, e poi i miei fidi Duo Ryuki e Smith di Contact, di Insight e di Compact. In particolare, per mia esperienza su questo fiume, domani andrò sul fiume Lambro, quindi nel triangolo lariano, sopra erba per intenderci, per mia esperienza quando c'è poca acqua in questo fiume, e capita purtroppo spesso, il di Compact funziona sempre molto bene. Non so ancora bene in che zona andrò, dove mi muoverò, forse avrò un compagno di pesca, ma non ne sono ancora sicuro, vediamo cosa mi dice. E beh, adesso non ci resta che metterci in marcia. Ah, cosa importantissima che mi stavo dimenticando, i waders. Domani vado a rimettere finalmente i waders dopo diversi mesi in cui li mettevo. Devo tra l'altro ricordarmi dove li ho messi e ritrovare anche gli scarponi soprattutto. Però non vedo l'ora, dove anni, di tornare finalmente in torrente. Non vedevo più l'ora, veramente, non stavo più nella pelle. Vabbè, io cambio, se non andare avanti, che dietro questa stazione lì c'è la buca. Questo. Stavo qua. Prima trota dell'anno, figa sei nana. Aspetta, mi è venuta un'idea. Aspetta un attimo, mi è venuta un'idea. Tre grammi e mezzo.
È bella. No! L'ho ferrata male. Però lì si è. Era bella, eh? Bello. No! Era una 35 questa, l'ho vista. Piccola, piccola. Dai, andiamo di qua, dai. Tanto, perché di là c'è passato un ragazzino. Poco poco, anche che non ha preso, ma magari ce li ha disturbati. Il ramo con le spine. Libera, libera. Fa vedere, tira su, tira su. Bella, bella. Vai, liberala, liberala, falla andare. Volevo fare le quattro. Falla andare, falla andare. Però se sono belle le fare. Bene, sono rientrato in negozio. La pescata è finita. Come potete sentire dalla pioggia che batte sulla macchina, adesso sta piovendo. C'è stata questa pioggia che andava e veniva. Un fronte freddo che è cominciato praticamente ieri, che ha decisamente fermato le trote. Come avete visto, poche catture per questa mia personale apertura. È andata decisamente meglio al mio compagno di pesca, che è riuscito a prendere quella trota che inseguiva già da settimana scorsa quando l'aveva vista in pesca. Vi chiedo scusa quindi per le poche catture, o comunque vi chiedo scusa se in questo video ho parlato poco e ho fatto un po' più di riprese così.
fatto un po' così, ma devo ancora ambientare, mi sono reso conto che devo ancora un po' capire come gestire la logistica, diciamo così, delle riprese in torrente. Ho usato una pettorina, probabilmente mi sto rendendo conto che la pettorina non è la cosa più comoda per fare questo tipo di riprese in torrente. Vabbè, capiremo come migliorarci. Dopotutto questa è stata soltanto la prima pescata della stagione in torrente. Per fortuna la trota è aperta. Io adesso lascio qui le attrezzature e vado a casa a mangiare. Voi, mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, scrivetemelo nei commenti. Se avete qualche suggerimento per migliorare le mie riprese in pesca, scrivetelo nei commenti. Ah, conclusioni finali, sulla canna e sul mulinello. Mulinello mi è piaciuto tantissimo, la frizione è veramente veramente ottima. Logicamente canna e mulinello erano un po', diciamo così, sovradimensionati, forse per il tipo di torrente dove ho pescato. Diciamo che avere un'attrezzatura un pochino più leggera non avrebbe fatto male, ma comunque ho pescato lo stesso e abbastanza bene. Infatti peccato per la slamata, magari una canna un pochino più morbida mi avrebbe aiutato, ma lì non è stato colpa della canna, sono stato io che ho ferrato male il pesce e poi stavo pescando una posizione abbastanza alta e non pescavo, non potevo controllare bene il pesce. Cose che succedono pescando in certi ambienti. Dicevo, seguitemi anche su Facebook, su Instagram, perché riceverete subito notizie su quando questa serie di canne, che a me piace tantissimo, e il Twin Power FD, questo nuovo mulinello di Shimano, saranno disponibili in negozio. Probabilmente nel giro di poche settimane dovrebbero arrivare. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e voi magari intanto andate a pescare.